professor Caravale e che ci arricchisce di notizie, quindi non c'è altro che ringraziarla. Certo, il rapporto etica diritto avete pensato un attimo, perché anche di nascondersi dietro lo stato etico potrebbe essere altrettanto pericoloso, voglio dire, quanto una interpretazione non chiara dello stato di diritto. Comunque, dobbiamo andare avanti e il professor Bernardo Sordi, lo ringrazio fin da ora. Grazie. Credo che dicesse molto bene Paolo Albazzi all'inizio, insomma, innanzitutto questo libro è la dimostrazione di come gli interessi di ricerca poi non cessano mai, no? Non si arrestano, ci sia un bisogno di curiosità, di scavo, di studio. Io mi ritengo un cultore, diciamo, di questa storia del diritto pubblico, ho iniziato la mia attività scientifica studiando la giustizia amministrativa, quindi un tema strettamente intrecciato alla storia del diritto, però posso francamente confessare che non tutti gli autori che citati e ricordati nell'indice di nomi facevano parte delle mie schede di lettura, e quindi mi sembra questa una dimostrazione importante, diciamo, proprio del, innanzitutto, ecco, di una ricerca senza fine che deve in fondo un po' caratterizzare i nostri obiettivi universitari. Io mi limito, diciamo, sono appunto l'ultimo a parlare, quindi mi scuserete che se ci saranno anche delle ripetizioni. Mi limito a segnalare tre snodi che secondo me, ma sono già ampiamente emersi negli interventi di chi mi ha preceduto, il volume ci presenta. Il primo è il tema del germanismo e quindi dei processi di recezione culturale. Il secondo è quello che poi ha avuto più attenzione negli interventi precedenti, è il grande tema della continuità, della discontinuità nei percorsi giuspubblicistica da età liberale e fascismo. L'ultimo invece è un tema più specifico, cioè le privatizzazioni interne al ventennio del regime. E parto dal germanismo. In qualche modo su un tema come la storia del diritto, come i diritti pubblici soggettivi, il germanismo è un po' il filo rosso del volume, non poteva non esserlo, perché la formula di connotazione Reichstag è tedesca e lo stesso lessema diritti pubblici soggettivi è di derivazione tedesca. È chiaro che senza Rudolf Hochneist, che è un autore che diciamo gli italiani traducono immediatamente, la seconda edizione del Reichstag di Hochneist è del 79, la prima traduzione italiana del 1884, senza il sistema di Georg Jelinek che non si parlerebbe né di Stato di diritto né di diritti pubblici soggettivi. Il sistema di Jelinek esce nel 1892, sarà tradotto un po' più tardi, nel 1912, con una famosa introduzione di Vittorio Emanuele Orlando, però Santi Romano nel Trattato di diritto amministrativo già nel 1897 scrive la monografia sui diritti pubblici soggettivi. E Jelinek è subito, diciamo, una famosa definizione di Orlando di 1901, poi ripetuta appunto nell'introduzione la traduzione, il più latino dei giuristi tedeschi, no? Il personaggio appunto che legittima il campo teorico stato di diritto, diritti pubblici soggettivi. Quindi direi questa incerta idea certamente non si sarebbe radicata con questa profondità, con questo profluvio anche di interventi dottrinali in questi termini lessicali, secondo queste linee concettuali, senza un continuo dialogo con il germanismo. Quindi assimilazioni, recezioni, trapianti sono continui. C'è, diciamo, una barra del pensiero giuridico italiano che da un certo momento in poi è orientata in maniera stabile verso il mondo tedesco, per il motivo per cui, diciamo, il mondo tedesco offre una declinazione scientifica del diritto pubblico, da Carl Friedrich von Gerber in poi, cioè offre una capacità di declinare il diritto pubblico in chiave scientifica. Ovviamente non si scoprono i tedeschi soltanto nell'Italia Unita. Laura Moscardi ci ha spiegato benissimo la circolazione di Savini già in periodi appunto immediatamente successivi alla restaurazione.
Lo stesso appunto Mario Caravale ci cita la presenza di Heinrich Arendt, già ricordato dal Massimo Brutti, certamente un germanista un po' particolare, perché era un personaggio che da te era molto legato alla monarchia di Lugno, era fuoriuscito, questo era un membro della Volkskirche, quindi che aveva già pubblicato in francese a Parigi, quindi un personaggio diciamo certamente un po' diciamo al di fuori della linea germanistica in senso stretto. Però è chiaro che c'è una datazione precisa che segna poi l'orientamento della parola verso la Germania, e sono gli anni 70. Sono gli anni 70 perché gli anni 70 sono gli anni di Sedan, sono gli anni della Comune di Parigi, sono gli anni della fondazione del Reich, sono gli anni del grande movimento bismarckiano, quindi dell'emersione della Germania come grande potenza continentale. E da questo momento in poi il germanismo è un tratto fondamentale della storia del diritto pubblico italiano, almeno sino alla Costituente. Quindi dagli anni 70 sino alla Costituente il dialogo con la Germania è un dialogo privilegiato, è un dialogo fondamentale. Ed è un po' il motivo per cui poi ci siamo tanto affaticati nella traduzione del libro di Stoglitz a Firenze, perché diciamo di rendere disponibile al pubblico italiano i primi due volumi che non sono semplici da leggere in tedesco oggettivamente, del libro di storia, se erano un contributo oggettivo agli interlocutori dei giuristi italiani, vederli proprio nella loro dimensione tedesca, nella loro appunto sviluppo in terra di Germania. E questa interlocuzione continua, è un tratto tipicamente italiano, perché è del tutto assente nella Francia della Terza Repubblica, dove non esiste questa interlocuzione continua, dove il percorso può essere addirittura inverso, come quello di Otto Mayer, che prima studia il diritto amministrativo francese, lo scrive perché lui è di Strasburgo e quindi si muove diciamo al confine fra Francia e Germania, nel confine del Reno, e lo importa poi in chiave strettamente dogmatica nel suo Deutsches Verwaltungsrecht degli anni 90. Ma per esempio c'è una bellissima monografia di Norbert Fourquier. La Terza Repubblica francese proprio non utilizza il sistema del diritto pubblico soggettivo, perché il diritto pubblico soggettivo, a parte diciamo in realtà poco utile per il funzionamento del sistema francese di giustizia amministrativa, ma è comunque un lessema che appartiene a una letteratura che è, diciamo, non ovviamente è conosciuta, perché Jelinek è un personaggio ovviamente di statura mondiale, ma che non si radica e non richiede diciamo questa continua interlocuzione. La guerra poi creerà elementi ancora più, se già ricordato, più forti di contrapposizione, e sia Oriu che Duguay. Poi diciamo c'è una bellissima biografia di Jean-Michel Blanquier e Marc Millet sul punto, sul rapporto tra questi due grandi giuristi francesi della Terza Repubblica, che creeranno un cordone diciamo umbilicale nei confronti della giuspubblicistica tedesca. Naturalmente interlocuzione continua non significa osmosi, non significa ripetizione del percorso tedesco. C'è una forte originalità italiana, Grossi l'ha dimostrato molto bene nel testo del 2000 su scienza giuridica italiana, un'originalità italiana che riguarda tutte le discipline, e mi ricordo proprio scegliemmo insieme questa, sulla copertina, la riproduzione di Raffaello della Scuola d'Atene, proprio a segnalare diciamo questa forza originale della scienza giuridica italiana tra oltre il Novecento. Però è chiaro che questa originalità, almeno nel diritto pubblico, ma Brutti ricordava tanti altri ambiti che vivono di questo dialogo, e questa originalità è fatta anche di questo dialogo con la Germania, che è un dialogo, guardate, che seleziona i propri interlocutori. Non tutti i tedeschi giungono in Italia, o anche i tedeschi che giungono in Italia non necessariamente giocano ruoli di primo piano in terra tedesca. È per esempio il caso della fortuna di Maestro, della fortuna di Lorenz von Stein negli anni 70 in Italia, perché accompagnano la riflessione sulla questione sociale, sulla scienza dell'amministrazione, sul socialismo della cattedra, sulla scuola storica dell'economia. Ma certamente due personaggi, certo, Heist è fondamentale per alcune riforme prussiane, ma i due personaggi comunque abbastanza
lontani dal ceppo fondamentale che si ricollegava. Quindi prima, diciamo, un dialogo che discende in qualche modo dalle necessità e dalle emergenze dello Stato unitario, dai problemi dello Stato unitario, la scoperta del paese che si fa negli anni 70, precisamente una volta caduta la destra storica, che attiva quindi certi contatti con la Germania e che poi comunque viene certamente fortemente regimato dall'imporsi del metodo giuridico, di una certa lettura, di una certa linea appunto della giuspubblicistica tedesca. Si spiega così per esempio la relativamente scarsa fortuna italiana di un personaggio fondamentale come Otto von Guericke, oppure diciamo il fatto che fosse pressoché sconosciuto in Italia il suo allievo principale, cioè Ugo Preussen, che poi è il padre della Costituzione di Weimar. Quindi diciamo, in questo caso sono giuristi che in Italia faticano, diciamo, a trovare strada. O pensate sul polo opposto alla scuola di Vienna, che poi saranno i giuristi del fascismo a introdurre in Italia, col Piscelli prima, del Vecchio in particolare, ma che a quel punto la scuola di Vienna, Kelsen ha scritto Le Problemi, ha scritto la Germania Staatslehre, c'è tutto il contributo alla Costituzione del 1920, la costruzione della giustizia costituzionale, cioè è una scuola fra le principali in Europa, però ha scarsa, diciamo, presenza in Italia sino alla seconda metà degli anni 20. O appunto, come diceva Paolo Rito, la letteratura weimariana. Letteratura weimariana che non attiva in Italia un metodo in strato, una discussione sul metodo come quello di Weimar. Non abbiamo contrapposizioni come quelle Herder, Kelsen, come quelle Smende, Schmidt, non le abbiamo nella letteratura degli anni 20. E non abbiamo, giustamente come diceva Paolo Ridola, un rilievo del catalogo dei diritti fondamentali della scelta costituente di Weimar negli stessi anni, perché evidentemente questo è bruciato dalla troppa rapida ascesa del fascismo. Quindi la marcia su Roma del 22 crea, diciamo, di fatto un cortocircuito e l'impossibilità di cogliere gli aspetti innovativi della costituente weimariana, salvo per i privatisti, dove invece magari svolge un ruolo importante la funzione sociale della proprietà o per le successive riflessioni dei corporativisti. E non è un caso che poi, in definitiva, per ritrovare questa letteratura weimariana dobbiamo aspettare la generazione che si muove dal fascismo alla Repubblica, e prima di tutti certamente Mortati, l'ordinamento del governo, in particolare la Costituzione in senso materiale del 40, che su quella letteratura era poi principalmente costruita. Arrivo al tema della continuità e discontinuità. È evidente che le discontinuità sono forti tra Stato liberale e momento appunto fascista, regime fascista. Sono forti le critiche che iniziano a maturare nel corso degli anni 20 contro lo Stato liberale, contro le matrici individualistiche, contro il parlamentarismo, cioè posizioni che la scienza giuridica italiana aveva difeso anche coraggiosamente, per esempio nelle frangenti difficilissime come quelle della crisi di fine secolo, negli anni 90, posizioni, diciamo, di apertura poi alla svolta dei zanzari giuridici, passano anche per una lettura in chiave appunto di legittimità costituzionale dei provvedimenti dei governi appunto di Rudini e Pellone. Però certamente il fascismo presenta, diciamo, nella rapidità anche con cui stravolge l'assetto costituzionale precedente, presenta una forte discontinuità con il momento liberale, cioè lo svuotamento delle libertà statutarie che inaugura quello che i giuristi iniziano a definire il nuovo diritto pubblico italiano. C'è un nuovo diritto pubblico italiano con cui fare i conti dal 22, ma in particolare dal 25 in poi, che poi è un nuovo diritto pubblico italiano che si concretizza nel nuovo regime del capo del governo, in un nuovo sistema delle fonti del diritto, nel partito politico unico, nella rapida involuzione del sistema elettorale, nella costituzionalizzazione del Gran Consiglio del fascismo, nell'avvio dell'esperimento corporativo, quindi tutti elementi di forte discontinuità con il momento liberale. Ecco, l'attenta mappatura che Mario Caravale fa di questi anni venti ci fa vedere come proprio in questa fase di instaurazione del regime
la torsione rispetto alla letteratura precedente sia più forte e sia più declamata dai giuristi che immediatamente sposano soluzioni del regime la distanza tra il regime e l'Italia liberale, il passato liberale. Però proprio la persistenza del campo teorico Stato di diritto e diritti pubblici soggettivi ci apre anche la strada al tema della continuità, perché questo è un altro elemento caratteristico della riflessione italiana. Fascismo presenta, diciamo, delle novità costituzionali fondamentali, lo fa però non toccando il Statuto Albertino, non toccando il Senato del Regno, non toccando l'istituzione monarchica. Lo fa, diciamo, attraverso una serie di leggi che completano un quadro costituzionale e lo stravolgono. Perché continuità? Certamente, diciamo, questa dialettica che si apre all'interno del regime è una dialettica molto complicata, tutt'altro che omogenea e omologa. Qui giustamente Mario parla di un'articolazione estremamente frastagliata delle posizioni dei giuristi. Pensate anche al fronte dei giuristi del regime. Lo statualismo di Carlo Costa Magna è diversissimo dal pansindacalismo di Panunzio, quindi sono personaggi che appartengono proprio a tradizioni anche concettuali profondamente diverse. E così come è complesso il dialogo tra i giuristi del regime e i giuristi della tradizione, che era una bella distinzione che anni fa coniò Maurizio Fioravanti, che ha ovviamente anche una capacità didattica, diciamo descrittiva importante, che anch'io utilizzo. Però la continuità è data intanto, diceva giustamente Paolo Ridola, da una differenza fondamentale rispetto al percorso del totalitarismo nazista, cioè dal fatto che in Italia i giuristi della tradizione per l'appunto restano in carica. Non ci sono stravolgimenti dal punto di vista dell'ordinamento universitario, non ci sono decimazioni che nel 33 sono tipiche della situazione tedesca e che aprono poi il grande pellegrinaggio, Kelsen, Heidegger, insomma i grandi che sono costretti ad abbandonare il suolo tedesco. Sono solo due i giuristi che hanno rifiutato il giuramento nel 1931, più volte ricordato Francesco Ruffini, l'unico fra l'altro a utilizzare il lessema diritti di libertà, che già, diciamo, rispetto a diritti pubblici soggettivi, una scelta fondamentale di campo, una scelta proprio concettuale, opposta a quella dei diritti pubblici soggettivi, e Vittorio Emanuele Orlando, che è il grande padre ovviamente anche della politica liberale, anche della vittoria mutilata, ma uomo, diciamo, dalle grandi esperienze ministeriali nel periodo giolittiano, e che si sono fatti collocare anticipatamente al riposo per evitare il giuramento. E sono tre, almeno a quello che mi ricordo, i giuristi che sono stati epurati nel 1925, sono Enrico Presutti, Silvio Trentin e Francesco Saverio Nitti, in gran parte poi prendono la strada dell'esilio. Quindi per i giuristi della tradizione, anche di fronte a queste trasformazioni radicali dell'ordinamento costituzionale, è possibile un aggiornamento della manualistica corrente. Il caso dell'istituzione di diritto pubblico deve essere Anelletti, che è uno dei volumi più ristampati, più aggiornati nel corso del ventennio fascista, lo dimostra. Anelletti non è propriamente un fascista, tutt'altro, è un uomo certamente autoritario, collocato sulla sponda autoritaria del momento della crisi di fine secolo, però, diciamo, con attenzione cerca di, diciamo, normalizzare questo nuovo diritto pubblico, di porlo in armonia con l'antico, di fissare gli elementi di continuità con il passato. E per esempio un atteggiamento che viene notato ovviamente dai giuristi del regime, che non viene tanto apertamente tollerato. Salvini Sforza, per esempio, nel 1938, su Civiltà fascista, parlerà di una resistenza passiva dei tradizionalisti nostrani del diritto rispetto alle profonde trasformazioni della rivoluzione fascista. C'è dunque una dialettica serrata che non sarebbe corretto ovviamente omologare, cioè una dialettica serrata all'interno dei giuristi che seguono, diciamo, le innovazioni del regime, c'è una dialettica serrata tra questi e i giuristi della tradizione e all'interno dei giuristi della tradizione. Però c'è anche un punto di convergenza, c'è un punto di incontro tra queste due anime ed è proprio lo statualismo, è proprio l'idea dei diritti pubblici soggettivi, cioè dei diritti che si legittimano soltanto attraverso un'autolimitazione dello Stato. E allora anche i
corporativismo, che pure è un formidabile rivelatore di complessità, perché non dimentichiamo che proprio in questa riflessione corporativistica iniziano a nascere incidenze costituzionali di grande significato e di grande peso anche nel percorso della seconda metà del Novecento. Si pensi al governo, al tema dei partiti, alla rappresentanza degli interessi, alla costituzione materiale, all'indirizzo politico, sono tutti concetti che nascono negli anni 30 sostanzialmente, che poi si veicolano in un quadro ovviamente di pluralismo costituzionale nel periodo, diciamo, successivo alla caduta del fascismo. Però anche, diciamo, questa grande capacità del corporativismo di aggiornare la lettura del conflitto sociale, degli interessi sociali, della loro pluralità, poi ha un momento di ricongiunzione nella unità della complessità, di riduzione della complessità dell'unità dello Stato che deve essere appunto ora autoritario, totalitario, corporativo. E quindi è vero, il sentimento dello Stato, il titolo cui Panunzio nella libreria del Vittorio dedica un saggio celebre, aveva solide radici nell'Italia liberale. Questo, diciamo, nonostante la rivoluzione fascista avesse introdotto innovazioni così radicali. E questo forse anche per una tecnica di governo del fascismo, che in realtà non è di Mussolini anche in prima persona, che non, diciamo, accentuò mai, diciamo, i profili di comando tramite il partito e preferì, diciamo, ricorrere a strumenti tradizionali di governo, magari stringendoli in senso autoritario, il caso tipico per esempio della concentrazione di Castelli. Mussolini sarà sostanzialmente ministro degli interni e degli esteri per un periodo quasi ininterrotto, salvo brevi intermezzi di situazioni di grandi, diciamo, quindi una sorta di conglomerato di potere all'interno della struttura ministeriale tradizionale, o come si utilizza la gerarchia amministrativa, come si utilizza la catena prefettizia, come si rafforza il Consiglio di Stato, dove non a caso viene chiamato il giurista più importante dell'Italia di quegli anni, Santi Romano, o come si utilizza appunto la polizia di sicurezza. Arrivo all'ultimo punto, il problema delle periodizzazioni. Mario giustamente ci fa notare una cosa importante, cioè gli anni 20 sono anni, diciamo un decennio di contrapposizione, polemica contro lo Stato liberale, gli anni 30, ovviamente gli anni del consenso, qui la periodizzazione De Felice è certamente una periodizzazione di grandissima intelligenza, 29-36, sono anni in cui si assiste a una sorta di stabilizzazione dell'ordinamento fascista e anche di un forte consenso all'istituzione del regime. Ecco, giustamente 29-36, perché poi dopo appunto la vicenda della guerra d'Etiopia, la vicenda delle sanzioni e soprattutto le leggi razziali, apro, diciamo, una frattura decisiva all'interno della nostra vicenda, anche della nostra vicenda di universitari. Queste leggi razziali saranno applicate con un furore, diciamo, particolare, eccezionale, e non risparmieranno nessuno, non risparmieranno i fascisti antemarcia, non risparmieranno coloro che avevano avuto incarichi di governo, travolgeranno personaggi fondamentali della cultura giuridica italiana, appunto il povero Del Vecchio che deve la sua salvezza a Guido Bonella, ma lo stesso può valere per Tullio Ascarelli, per Edoardo Volterra, per Donato Donati, per Federico Calmeo, per Alessandro Levi, per Mario Falco, per Enrico Finzi, quindi tanti giuristi. Federico Calmeo era per esempio preside della facoltà giuridica fiorentina, Serpieri lo convoca e gli consegna un telegramma e dice che tutto sommato, al di là della durezza del momento, è comunque, diciamo, con rispetto e con stima che lo saluta e lo congeda dall'università. Ovviamente non sarà l'università a restare questa china discendente verso il bardo, anche se l'università porterà ferite profonde, anche dal punto di vista quantitativo, anche dal punto di vista degli organici, e i giuristi pagheranno un prezzo pesante, meno forse dei matematici e dei fisici, ma certamente un prezzo importante nella decimazione dei ruoli. Eppure
forse proprio da quella tragedia inizia a nascere un ripensamento profondo, che prima è nascosto, prima è privato, prima è elusivo, prima segue una sorta di necodemismo obbligato anche dal controllo poliziesco, ma che col passare degli eventi poi diventa sempre più apertamente pubblico. Da fiorentino consentitemi di ricordare un piccolo gruppetto che i fascisti locali dileggiano come intellettuali bigi, e sono Giorgio Lattira, Piero Panamandrei, Francesco Carasso e Enrico Finizzi. Ecco, è questo ripensamento, pensate, Piero Panamandrei apre il proprio diario nel 1939, nel 1939 esce il primo numero dei principi di Giorgio Lattira, quindi immediatamente dopo la rottura, diciamo, che è traumatica della legislazione, perché colpisce i colleghi universitari. Ecco, sono, diciamo, coloro che iniziano anche a prendere distanze dalle angustie del passato liberale, dall'autoritarismo del periodo fascista, e a progettare un nuovo umanesimo giuridico, che è il titolo di uno scritto del 45 di un altro giurista fiorentino, che è Giovanni Miele. Ecco, in questo senso, questa nuova legalità costituzionale che archiviava finalmente le strettoie statualistiche dei diritti pubblici soggettivi, aveva iniziato a mettere a radice proprio uno dei momenti più duri della nostra storia italiana. Grazie.